Tutto cambia. L'unica costante è il cambiamento, lo disse Buddha. E quindi questa è la ragione per cui anche il canale cambia. Sono passati 5 anni da quando ho iniziato a fare questi video. Non ricordo neanche con che aspettativa io abbia iniziato. Ricordo l'idea. L'idea era quella di fare dei video di terapia breve. Ricordo anche l'obiettivo. Il piacere di riuscire a fare questi video, di poter fare questi video, era quella cosa che mi portava avanti nel farli giorno dopo giorno, nonostante, soprattutto all'inizio, le visualizzazioni erano bassissime. 7 persone hanno visto il tuo video, 15 persone hanno visto il tuo video. Oggi, di certo, continuo a impallidire se dovessi confrontare le visualizzazioni dei miei video con quelle di colleghi anche, che da più o meno tempo di me fanno video online. Da un lato ho la consapevolezza che loro non fanno, molti di loro non fanno video rivolti al target a cui mi rivolgo io, colleghi e colleghe, psicologi e psicologhe. E nessuno quasi fa dei video di terapia breve per psicologi e psicologhe. Ma questa è la ragione principale per cui oggi tutto cambia. Negli ultimi mesi voi non vedete quello che c'è tra un video e l'altro. Beatrice, che oggi mi aiuta montando i video, lo vede. E molti video iniziavano con: "Beh, non ce la faccio più. Devo cambiare qualcosa, mi sono rotto le scatole." Non mi ero rotto le scatole di fare video di terapia breve. È che in 5 anni, quasi tremo a dirlo, sono cambiate tantissime cose. E il numero di clienti che ho visto 5 anni fa era abbastanza alto. Oggi lo è molto di più. Ho aumentato per quanto possibile gli spazi dedicati ai clienti, poi ho raggiunto circa una trentina di ore settimanali, trentina di sessioni settimanali. E di più non posso proprio dedicargli, ma hanno continuato a aumentare le richieste. Con mio, non lo dico con retorica, sincero imbarazzo nel dover dire a una persona di aspettare un po' di tempo prima di poterci vedere. Ma in 5 anni sono cambiate tantissime cose anche dall'altro lato, cioè dal lato professionale di psicologo che forma psicologi. La terapia a seduta singola ha preso il volo, c'è stato il libro di terapia a seduta singola, poi il libro di terapia Solution Focus, nel mezzo l'avvio della scuola di specializzazione, di altri progetti, andare negli Stati Uniti alla conferenza di terapia breve e poi in Australia invitato alla conferenza di terapia a seduta singola, organizzare per quest'anno, il 2023, la quarta conferenza di terapia a seduta singola, la prima italiana ed europea. Questo sì, lo dico con un po' di orgoglio, molto orgoglio, e gratitudine per tutte le persone che in questi viaggi e in questo in particolare mi stanno accompagnando o mi hanno accompagnato. Però perdonatemi, questo è il mio difetto, questo è il motivo per cui devo fare dei tagli ai video. Mi dilungo. Il motivo per cui
Dico che tutto cambia è perché nel momento in cui mi sono trovato a dire Bea, non ce la faccio più, non ho più voglia di fare i video in questo modo, devo trovare un modo diverso, ho capito che avrei dovuto cambiare qualcosa. Perché mi piace parlare di terapia breve, mi piace parlare di psicoterapia. Lasciai anni fa una collaborazione di un altro mondo, quello del business design, mentre facevo la psicoterapia, proprio perché, dico, ogni mattina mi svegliavo non pensando al business design, ma pensando alla psicoterapia. E questo per me è l'indice del fatto che mi deve piacere quello che faccio. Io, quando qualcuno collabora con me, dico, prima di tutto ci dobbiamo divertire. E divertire non lo intendo solo, nel senso di ridere, di divertirci, ma anche nel senso più ampio di ci deve piacere quello che facciamo. Quindi il momento in cui non piaceva più a me, il modo in cui lo facevo più che quello che facevo, sapevo che dietro l'angolo c'era un cambiamento. Il bello è che ci ho pensato tanto, mesi, a come cambiare. Potrei fare questo, potrei fare quest'altro, potrei fare così, potrei fare con lì. E poi il cambiamento è avvenuto 3 giorni fa, tra i 3 e i 4 giorni fa, ho detto basta. Flavio, fallo, perché ci sono cose che puoi progettare, metterti lì a tavolino, e io sono molto per questo, ma ci sono cose che devi semplicemente fare, agire, mettere in atto e poi vedere quello che succede. Fortunatamente non sono uno youtuber, nel senso che non guadagno dai miei video. E fortunatamente non mi interessa guadagnare dei miei video. Per carità, fare dei video dove parli di quello che ti piace e farci un sacco di soldi, wow, però è una bella cosa, non è male. Non mi interessa però, non al punto di mettermi a seguire tutte quelle regole e quelle implicazioni che sono necessarie se vuoi fare un qualunque lavoro, anche quello di guadagnare facendo video, non è una cosa che mi interessa. E quindi ho detto cosa mi interessa, cosa mi piace, cosa mi diverte. Mi diverte qualcosa che non mi affatica in questo momento per questo tipo di progetto. Ci sono molti progetti che mi divertono, mi piacciono e mi affaticano da morire. E allora ho capito che basta con i video corti. Basta con i video montati. Basta con tutto quel tempo speso a far sì che venisse fuori qualcosa di apprezzabile da me, ma non apprezzabile nel processo che lo portava ad essere realizzato. Tutto cambia. Cosa voglio? Voglio più tempo. Sorrido perché qui mi sono fatto una scaletta veloce, proprio perché voglio tempo. E ho scritto più tempo. E sto cercando di ricordare, anche se l'ho fatto pochi minuti fa, a che cosa pensassi. Ma in questo momento, e questo mi ha fatto sorridere, penso al fatto che voglio più tempo per me. E a volte fare questi video mi ha tolto del tempo che avrei voluto dedicare ad altro. Voglio più tempo per me. Il tempo è l'unica cosa che nessuno ti rimborsa. Il tempo è una cosa che mi sono visto sottrarre dal lavoro in particolare negli ultimi anni, nell'ultimo anno. Sono contento del tempo che spendo nel mio lavoro, ma desidero investire del tempo anche in altro. E desidero investire parte del tempo che utilizzavo per fare dei video in un certo modo, nel farli in un altro modo, e la parte rimanente del tempo investirla in altro, che sia di nuovo il lavoro e che sia anche altro. Che nella vita non esiste solo il lavoro.
qualche parte ho letto che Aristotele disse che lavoriamo per poterci guadagnare il tempo libero, per poterci permettere il tempo libero. Cosa voglio? Voglio parlare di cose interessanti per me. Non facendo lo youtuber, non guadagnando questo, da questo. Avendo iniziato parlando di cose che mi piacevano, posso dire che questa è la cosa che mi attira ancora. In un certo senso, i miei primi video erano più sinceri con me stesso. Mi gratto per il disagio. Sinceri con me stesso. Parlavo di cose che probabilmente non interessavano a nessuno, ma su cui io invece mi accendevo. Un video che mi ricordo era sulla morte della Resistenza di Steve DeShazer. Avevo letto e tradotto il suo articolo, bellissimo, difficilissimo, e ne avevo fatto un video. Questo invece è un grattarmi per prurito, forse un prurito del ricordo. Credo che quel video l'abbiano visto in pochissimi, non so quante view, ma è uscito tanto tempo fa, quindi per il tempo che è trascorso le view sono molto molto poche. Eppure quanto mi è piaciuto fare quel video, perché per me fare un video vuol dire immergermi nell'argomento. E poi a un certo punto ti rendi conto di una cosa di cui ti rendi conto anche non facendo video. Te ne rendi conto quando fare video diventa un mestiere? Quando fare video si aggrappa a una precisa linea editoriale, a un preciso calendario editoriale. Fare video ogni settimana, fare video ogni giorno. La cosa di cui ti rendi conto da spettatore, se sei un attimo attento, che quella persona invariabilmente non avrà più molto da dire. Che non vuol dire che non dirà più cose interessanti, ma se l'ha seguita costantemente e se deve rispettare quella cadenza, non potrà essere tutto eccellente. Anzi, la curva dell'eccellenza probabilmente cadrà. Non voglio che la curva dell'eccellenza del mio canale sia alta, sia sempre in crescita, cioè voglio che sia alta, vorrei che fosse sempre in crescita, non lo pretendo, ma voglio che quando mi metto a fare un video questo sia interessante per me, perché alla fine potrò aver fatto qualcosa di non eccellente, ma dire sono contento che mi sono messo a ragionarci su, sono contento che mi ci sono messo non perché dovevo fare il video settimanale, perché ho voglia di parlare di questa cosa e di farlo in questo modo. Con i miei spazi. Siamo a 13 minuti e 28 secondi. Per un video che doveva essere solo un'introduzione. Però va bene così. Non so quanti di voi saranno rimasti. Qualcuno ci è rimasto qui. Magari vi dà un segno con un commento poi, no? Flavio, io sono rimasto fino al minuto 13 e 28. Ma il punto rimane che, al di là che io stia parlando con te, o stia parlando in questo momento e nei mesi, gli anni a venire, fin quando questo video sarà online soltanto con il mio cellulare, il punto è che sono contento di quello che sto facendo. Questo non nutre l'algoritmo. Questo porta, guardate il sospiro, a un drastico calo degli ascolti e dei followers. È curioso il sospiro perché, ma lo capisco, perché è curioso perché non mi interessa il numero di follower, non mi importa. Non voglio che mi importi nel senso di
devo fare cose per aumentare il numero di follower. E questo è il motivo per cui i video ora li farò così. Ma lo comprendo perché è bello sapere che oggi 3.400 persone, 3.410 mi pare avevo letto ieri, ti seguono, poi sono iscritte. Dici, cavolo, sì, va bene, non sono i 100 e passa mila di Luca Mazzucchelli, non so quanto sei arrivati. Questo è il bello della diretta, che non sono in diretta, però è il bello di non fare montaggi. Non sono il milione di Tizio o di Caio, però sono 3.410, dici, caspita, qualcosa di interessante l'avrò dovuta fare. E quindi vedere che poi diventeranno 2.000, 1.500. Anche se non è importante, in quel senso detto prima, ti importa. Ti dispiace. Però sul tempio di Apollo a Delfi c'era scritto: conosci te stesso. Perché se conosci te stesso, puoi dirti perché lo fai? Cosa hai voglia di fare? Dove stai andando? Ultimamente ho letto un passo di Spinoza, lo trovate sull'Instagram, sul mio Instagram. Ci sono tre immagini mie, tre foto mie, tutte uguali, quasi uguali. E nella descrizione c'è il passaggio per intero. E diceva una cosa fantastica, era il 1600 e Spinoza diceva che non dobbiamo ricercare la ricchezza, i piaceri materiali e il successo. E in particolare, è bellissimo perché era il 1600, no? Ed era già così attuale, non esistono gli influencer, non come li intenderemo oggi, eppure è già così attuale, cioè ti fa capire che è una cosa dell'uomo questa di cercare la ricchezza, il successo, i beni materiali. E in particolare mi ha colpito tra tutti e tre, ma uno in particolare il successo. Perché Spinoza diceva, perché se tu vuoi rincorrere il successo, sei costretto ad adeguarti a ciò che pensano gli altri, a ciò che piace agli altri. Se tu vuoi avere successo, devi trovare anche solo una nicchia. Possiamo parlare del successo in generale come cosa universale, anche se non sarà mai universale per tutti gli 8 miliardi di persone, ma comunque per la stragrande maggioranza delle persone, o anche solo il successo in una particolare nicchia. Ma questo vuol dire che ti devi adeguare a ciò che in quella nicchia è considerato successo. Io voglio parlare di cose interessanti per me, conoscere me stesso per andare nella direzione del me stesso. Non facciamo discorsi su che cosa significa te stesso, magari ci facciamo un altro video, o magari no, perché questo rimarrà un canale di terapia breve. E un'altra cosa che voglio, la terza cosa, oltre al tempo, e a parlare di cose interessanti per me, è far capire meglio ed evitare il facile consumo. Far capire meglio ed evitare il facile consumo. Penso che si spieghi sufficientemente bene da sé questa frase, no? Quindi, ma andiamo verso la conclusione. I video saranno più lunghi. Ma va? 19 minuti e 28. Non ci saranno tagli. È tutto così. Dovrei armarti di pazienza. So che YouTube adesso ti permette di vedere video più velocemente. Ecco, probabilmente con i miei dovrete mettere questa opzione. Forse farò delle dirette. Non lo escludo, però non vi dirò quando. Non vi dirò il giorno X, allora Y le dirette. No, perché nel avere più tempo per me significa anche non programmare.
fare cose interessanti per me significa anche dire questa cosa è una cosa che mi piace, ora ne parlo o ne parlerò e non programmare quando ne parlerò. È possibile che vi dica quali saranno dei momenti in cui farò delle dirette, però non sarà, ok ragazzi, sempre comunque il giorno X all'ora Y delle dirette. Sarà periodico. Non dico che non pubblicherò tutte le settimane, ma dico che non pubblicherò necessariamente tutte le settimane. Potrei pubblicare una volta al mese. Pubblicherò quando avrò qualcosa da pubblicare. Dirò quando avrò qualcosa da dire. Quando mi sentirò pronto per dirla. Come sarà? Sarà anche più approfondito nel limite del possibile, perché io su certe cose potrei parlare per ore. Ma non so se ho il tempo di parlare per ore di certe cose. Però sarà sicuramente più approfondito. Credo che eviterò di parlare di cose che non ho approfondito, a meno che non abbia voglia di ragionarci. Mi piace dire insieme. La diretta sicuramente si presta di più, però se non vi avverto sarà un po' difficile. Però il ragionamento insieme magari viene anche dopo. Nel leggere i vostri commenti, nel leggere quello che dite, nel confrontarci insieme. Il problema è che non so quanto tempo avrò da dedicare ai commenti, ma vabbè, un problema alla volta, vediamo quanti commenti ci saranno. Diminuendo il numero di persone dovrebbe diminuire anche il numero di commenti, che già non sono alti, quindi potrei farcela all'inizio. Sarà più difficile. Ho una mia. Io credo di essere bravo a semplificare le cose quando le spiego. Perché credo di essere bravo perché le semplifico prima di tutto per me stesso, l'ho sempre fatto fin dall'università. Forse anche prima, però mi ricordo all'università che leggevo questi libri e certe cose dicevo, porca miseria, ma che diavolo sta dicendo questa persona? E quindi mi spiegavo, i miei libri sono pieni di note, di appunti, l'autore intende dire questa cosa, ma allora così di io che mi do altre spiegazioni. Non ho mai perso questo vizio, continuo a farlo. E questo mi porta a far capire meglio le cose a tante persone, perché voglio capirle meglio io. Sarà così, ma sarà anche più difficile perché i video come li ho fatti finora erano concepiti per essere fatti in quel modo. Una super semplificazione. Qui semplificheremo durante il video, non ridurremo il video alla semplificazione. E quindi non sarà per tutti. Non è mai stato un canale per tutti. Quindi potremmo dire che più che non sarà per tutti, sarà per meno. Non escludo che ci saranno altri video come quelli che facevo prima, perché non mi dispiacevano quei video, non ho detto che non mi piacciono più, ho detto che ho voglia di cambiare, ho voglia di fare altro, ho voglia di più tempo. Però se ci saranno sicuramente non saranno la mia priorità. Quindi, al 23° minuto e 25° secondo. Ci siamo detti tutto o quasi per questo primo video dell'anno, questo video di cambiamento. E allora lasciatemi salutarvi con un aforisma e una sua correzione. L'aforisma è preso da Il Gattopardo, il famoso dobbiamo cambiare tutti. No, scusate, è interessante questo lapsus. Dobbiamo cambiare tutto affinché non cambi nulla. La mia speranza è quella di seguire il fatto che io voglio cambiare tutto, sperando che così